Iene, la malattia bastarda che si porterà via Francesca. Le Iene hanno parlato di Francesca, una giovane 19enne che soffre di una tremenda malattia genetica che la condurrà a morte certa. Francesca ha solamente 19 anni. Da 3 anni ha scoperto di soffrire di una malattia genetica molto rara. Si tratta dell'atassia spinocerebellare, una malattia tremenda e subdola che colpisce il cervelletto e che provoca disturbi motori e del linguaggio. Questo succede perché i muscoli sono portati ad atrofizzarsi pian piano. Al momento non esistono cure per tale malattia, che è degenerativa e che presto condurrà Francesca alla morte. Francesca da un anno si è aggravata. La giovane passa gran parte delle sue giornate chiusa in camera. Sua sorella Monia è morta 2 anni fa, quando aveva 25 anni. Alcuni anni fa, prima di loro, è morto anche il loro papà. Sia Monia che il papà sono deceduti a causa della stessa malattia di cui soffre ora Francesca. La ragazza si commuove quando ricorda la perdita dei suoi cari, in particolare perché ha assistito direttamente alla morte della sorella. È morta in un modo brutto, e in 5 minuti. La malattia di Francesca alle Iene. Quando la Iena Nina chiede a Francesca se pensa mai alla morte, lei risponde di no. Non ci voglio pensare alla morte. Sono convinta che ci sia una cura. Ho pianto solo quando ho scoperto di essere malata. L'unico modo per aiutarla è farle riprendere la sua vita, farla uscire e lasciarle vivere la sua vita come una normale ragazza della sua età. Grazie alla Iena Nina, Francesca supera alcune delle sue paure. Nel servizio riesce a fidarsi di lei nonostante sia una persona appena conosciuta. Riesce persino a scendere le scale sola, a uscire e a realizzare il suo di cambiare look e tingersi i capelli di rosa. Nel servizio delle Iene, Nina ha intervistato anche 2 delle vecchie amiche di Francesca. Le giovani hanno spiegato il motivo per cui si sono allontanate da lei. Hanno detto di essere spaventate, visto che anche loro erano piccole. Non ci sentivamo all'altezza, cercavamo di starle vicino, ma non ci siamo riuscite. Poi hanno detto di voler provare a riallacciare i rapporti per poterla aiutare in qualche modo. L'incontro tra le amiche e Francesca alla fine è avvenuto davvero. Le ragazze si sono divertite molto tutte insieme, come ai vecchi tempi. A fine serata, Francesca è apparsa sorridente e felice. La giovane ha anche una pagina Facebook, grazie alla quale parla con altri suoi coetanei e si sente meno sola nel combattere questa malattia, bastarda, come lei stessa l'ha definita. Diritti d'autore, riproduzione riservata.